chiamo Marta Collot, ho 26 anni e questo mi rende la più giovane candidata alla carica di presidente dell'Emilia Romagna. Sono nata a Treviso e la storia del mio territorio e della mia famiglia è parte di quello che sono. I valori contadini e operai sono ciò che mi ha trasmesso la famiglia di mio padre, mentre quella di mia madre, attraverso le sue figure femminili, mi ha insegnato la forza e l'emancipazione delle donne. Sono venuta a Bologna 7 anni fa per studiare all'università al conservatorio, scelta che mi ha fatto entrare immediatamente nelle file di quei milioni di precari, ormai spina dorsale di questo paese. Ma dalla precarietà non ci si salva accettando la competizione, abbandonando i propri sogni, iscrivendosi a facoltà che ti danno un lavoro. Non ci si salva scappando all'estero. Insomma, non ci si salva da soli. Possiamo vincere solo unendoci e impegnandoci per un mondo diverso. Insieme alla musica ho scelto di stare dalla parte di chi lotta contro le ingiustizie. La mia coscienza politica è iniziata da piccola, quando i miei genitori mi portavano alle manifestazioni contro la guerra in Iraq. Era il 2003 e da allora non ho mai smesso di impegnarmi. Il movimento studentesco, le battaglie per i beni pubblici e per gli spazi sociali, la lotta contro la gabbia dell'Unione Europea. Sono stata in Catalogna e nei Paesi Baschi. Ho visto cos'è la guerra a Kobane, nelle settimane in cui infuriava la battaglia tra ISIS e combattenti curdi. Le assemblee di potere al popolo mi hanno scelta come megafono per tutti gli sfruttati della nostra regione. Ma io non sono sola, la mia forza è quella di un percorso collettivo che non accetta il disco rotto del bisogna fare così perché non c'è alternativa. Un percorso che non ha paura di andare oltre i paletti che ci vengono imposti dai politicanti. Vogliamo una rottura che la nostra collettività deve studiare, organizzare e produrre. Tra i nostri militanti, tra i nostri candidati, ci sono solo persone che ogni mattina si svegliano per andare a lavorare se vogliono campare. Le nostre città, la nostra Emilia Romagna, il nostro paese, sono in mano a un'elite politica indecente. Il tanto decantato sviluppo della nostra regione è sempre più ingiusto. Da una parte le città vetrina lungo la via Emilia, dall'altra le periferie, la provincia e la montagna con sempre meno servizi e sempre più abbandono sociale e degrado ambientale. Noi vogliamo voltare pagina, noi siamo fuori e contro questo sistema di potere. I fascisti stanno cavalcando il sentimento di insicurezza seminato dalle politiche di austerità e di precarizzazione del lavoro volute dal Partito Democratico. Se questa regione rischia di finire nelle mani della Lega, sappiamo di chi è la colpa. Un voto al Partito Democratico oggi saranno 2 voti alla Lega domani. Noi, invece, vogliamo riaffermare la sovranità popolare e democratica sancita dalla Costituzione. L'antifascismo non è una bandiera, è una pratica di tutti i giorni. Oggi la destra vota per paura dei migranti, delle invasioni. La sinistra vota per paura della destra. Sono 30 anni che la politica ci dice di votare per paura. Bisogna trovare la forza di alzare la testa e combattere questa paura. Facciamolo insieme. Ci vediamo il 26 gennaio, ma soprattutto dal giorno dopo.